Siamo tutti in scena, le pronte in sartoria, per favore 1 2 3 4 5 6 poi ti muovi vai motore azione alza un pochino la testa stai indietro all'inizio adesso guarda in alto la sciolanzi verso di me guarda sempre la mia mano non mi fa come mi guardo non mi guardo e eh, non vi guardo giriamo buonasera grazie 19 A Roma, all'interno di Cinecittà, è stato inaugurato un nuovo museo. È il MIAC, il Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema. È uno spazio immersivo e emozionale che consente al visitatore di ripercorrere la storia del cinema italiano nei suoi rapporti con gli altri media visivi e audiovisivi, dal fumetto alla televisione, dalla pubblicità al web. All'ingresso del museo, ad accogliere il visitatore, è stata scelta e riprodotta una frase di Federico Fellini che dice così. L'unico vero realista è il visionario. È una frase secondo me di grande suggestione perché eh, fonde e ibrida quelle che da sempre sono le due ossessioni ricorrenti del cinema italiano. La passione per il reale, il realismo da un lato, e la visionarietà, il desiderio e il bisogno di andare oltre la realtà e di costruire universi immaginari dall'altro lato. Questa duplice matrice, che solo alcuni grandi maestri, alcuni geni come Fellini, ma anche... Come Visconti, Antonioni, Bellocchio o Bertolucci hanno saputo portare a sintesi, dicevo, questa duplice matrice si ritrova anche nel cinema italiano contemporaneo e ne costituisce anzi la marca identitaria più evidente. Anche nelle ultime stagioni, il cinema italiano è stato caratterizzato cioè dal continuo confronto fra la ricerca di un realismo spesso estremo e l'ambizione di trascendere la realtà, di inventare altri mondi, ambizione che ha trovato spesso l'espressione più compiuta soprattutto nel cinema di genere. In mezzo a fare da perno e da centro gravitazionale di tutto il sistema produttivo c'è la commedia che continua a essere il portofranco, la coine del cinema italiano. E poi ci sono alcuni grandi autori come Marco Bellocchio, come Paolo Sorrentino, come Matteo Garrone che agiscono, progettano, filmano sempre in bilico appunto fra realismo e visionarietà. Questa è la mappa, questo è il territorio di riferimento, e adesso proviamo a esplorarlo più in profondità, a cominciare proprio dalla ineliminabile vocazione al realismo. La passione per il reale continua a costituire una delle anime più autentiche del cinema italiano, ben oltre il documentario che pure negli ultimi anni ha conosciuto un rilancio, una fioritura davvero eccezionali, come testimoniano i lavori di cineasti, come Gianfranco Rosi come Pietro Marcello o in tempi più recenti Agostino Ferrente, l'autore di Selfie. È un'attenzione per il reale abbastanza diversa da quella di un tempo e ormai anche svincolata dalla tutela pur nobilissima del neorealismo. Della poetica neorealista, il cinema italiano contemporaneo conserva sostanzialmente tre aspetti. La predilezione per attori non professionisti o semi-esordienti, la scelta del dialetto e della presa diretta sul piano sonoro, e infine l'ambientazione in luoghi reali e il rifiuto dei teatri di posa. Sul piano invece eh, tematico, il filone realista del cinema italiano oscilla fra tre diversi poli che riguardano rispettivamente la rappresentazione e la percezione dell'adolescenza, della alterità e della marginalità. Vediamo di esaminarli ad uno ad uno. In primo luogo c'è uno sguardo molto attento al disagio dell'adolescenza. Il cinema italiano ha sempre prestato molta attenzione a quest'età della vita in cui non si è più bambini, non si è ancora adulti. Penso a un maestro come Luigi Comencini, ma anche ad autori come Gianni Amelio col suo film Ladro di Bambini o in tempi più recenti a Ivano De Matteo con I nostri ragazzi. Adesso lo sguardo sull'adolescenza è ancora più nobile, ancora più errabondo e deve fare i conti con un tempo e un mondo in cui è sempre più difficile diventare grandi e forse l'età dell'innocenza non esiste più. Il film più rappresentativo di questa tendenza è, credo, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, l'autore di Gomorra. Il film indaga in quella ferita non cicatrizzata che è la criminalità giovanile nel ventre di Napoli. E in alcuni momenti sembra quasi essere un western partenopeo con i motorini al posto dei cavalli, le piste di coca al posto del rum e i saliscendi sui vicoli del rione Sanità di Napoli al posto delle praterie e della polvere del vecchio west. La differenza è che i protagonisti non sono vecchi cowboy o pionieri, ma ragazzini di 15 anni che perdono la propria innocenza nel momento stesso in cui oltrepassano la propria linea d'ombra. Nicholas Tyson, Biscottino e tutti gli altri ragazzi che fanno parte della paranza sono giovani attori reclutati tra i vicoli di Napoli. Il regista li ha sottoposti a un lungo training e poi li ha portati sul set scegliendo di non battere neanche il ciak per non istituire una differenza fra il tempo della realtà prima del ciak e il tempo della finzione dopo il ciak. Il risultato è un film che riesce a farci capire perché Nicholas e gli altri si comportano così senza per questo entrare in empatia con loro, cioè Giovannesi riesce a farci vedere il mondo dal loro punto di vista senza che questo comporti una assoluzione o una condivisione da parte nostra. Il secondo filone del cinema realista italiano contemporaneo è quello che indaga sulle vite degli altri, quindi sui profughi, sugli esuli, sui clandestini, su tutti coloro che in qualche modo vengono percepiti come diversi. E un film emblematico di questo filone è sicuramente A Ciambra di Jonas Carpignano, un palpitante romanzo di formazione di un ragazzino di 13 anni, rom, semi-analfabeta, posseduto da una divorante voglia di crescere e di diventare grandi. A rispetto dell'apparenza il film non è una, una docu-fiction su una comunità rom a Gioia Tauro in Calabria, ma è un esempio, credo, riuscito di cinema tribale. E' probabilmente proprio questo aspetto che ha intrigato Martin Scorsese, che è stato colpito al punto da scegliere di essere il produttore esecutivo del film. Perché nel mondo che Giona Scarpignano mette in scena non c'è società, non c'è neppure famiglia, ci sono invece piuttosto solo tribù. Eh, ci sono i Rom, ci sono gli africani, ci sono gli esponenti dell'andrangheta locale, come in un film di Scorsese. E le varie tribù interagiscono, si alleano, tradiscono, si scontrano e il giovane protagonista sta in mezzo prigioniero di un codice che lo proietta in un paesaggio da tragedia greca. E nel finale, quando deve decidere se restare fedele al legame di sangue che lo unisce alla famiglia, o se preferire invece il codice dell'amicizia che lo lega a un giovane africano con cui ha condiviso i momenti più importanti della sua vita, il ragazzino piange. E in questo pianto, in queste lacrime, c'è tutta l'autenticità di un film come A Ciambra. Il terzo filone è quello che indaga invece la marginalità, la solitudine, la degradazione, spesso nello squallore delle periferie. E qui il film più significativo credo sia davvero La terra della Bastanza, esordio alla regia dei gemelli romani di Innocenzo. Film presentato con grande successo al Festival di Berlino del 2018. Il film si svolge nella periferia romana, fra degrado, desolazione. I due protagonisti vivono lì: sono ragazzi di borgata, sono amici di infanzia, sono studenti controvoglia, con famiglie sfasciate alle spalle. E una notte, per sbaglio, investono un uomo e lo uccidono. Il morto era un pentito della malavita locale piuttosto e l'averlo eliminato, sia pure involontariamente, fa sì che i due vengano apprezzati dal boss malavitoso che come per una paradossale eh, e perversa ricompensa li ingaggia nell'organizzazione con l'incarico di eliminare avversari, di spacciare droga e controllare il traffico di prostitute minorenni. È l'inizio di una vera e propria discesa all'inferno e i due attori protagonisti sono bravissimi nel mettere in scena la perdita dell'innocenza e il trauma del diventare grandi in un mondo che non conosce più né amore, né pietà, né morale, né senso di responsabilità. Il dato più nuovo e significativo delle ultimissime stagioni è comunque il forte rilancio, la forte ripresa del cinema di genere, che per troppi anni aveva trovato poco spazio nel sistema produttivo italiano. Le prime avvisaglie di questo rilancio si erano viste già qualche anno fa, con i primi film italiani incentrati attorno alla figura del supereroe. Penso a Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores o Lo chiamavano gigorobò di Gabriele Mainetti. Nell'ultima stagione la tendenza si è accentuata, c'è chi ha cercato con coraggio di rivisitare la tendenza eh, horror del cinema italiano, come hanno fatto per esempio Luca Guadagnino con Suspiria, o un maestro come Piavati con il signor diavolo e c'è chi si è cimentato addirittura con un genere poco amato storicamente dal nostro cinema come il musical e mi riferisco ai fratelli Manetti con Amore e malavita. Il film più rappresentativo della rinascita del cinema di genere è però senz'altro Il primo re di Matteo Rovere, una rilettura in chiave epico-fantastica del mito di Romolo e Remo e della leggenda della fondazione di Roma nel 753 a.C. Rovere fa una scelta coraggiosa, spregiudicata. Decide di far parlare i personaggi in una lingua arcaica, una sorta di proto-latino, che esige la proiezione con i sottotitoli anche per il pubblico italiano e che immerge la vicenda in un'atmosfera barbarica, primitiva. Il latino è una scelta geniale, non tanto e non solo perché quei guerrieri vissuti quasi 2000 anni fa sarebbero stati ridicoli se avessero parlato con l'accento romanesco o con l'italiano omologato dei doppiatori delle serie tv. Quanto perché questa scelta contribuisce a immergerci in un altrove arcano, dove anche la lingua è un veicolo di comunicazione con la natura e con gli dèi. Il primo re si svolge nel tempo in cui le città non esistevano ancora, quando gli uomini erano in balia dell'acqua e del fuoco, quando la natura incuteva terrore e gli dèi sapevano essere feroci. I punti di riferimento cinefili di Matteo Rovere sono ambiziosi. Si fa da Revenant di Alejandro González Iñárritu, una serie di culto come il trono di spade. Linguaggio potente, respiro furente, corpi incrostati di fango e di sangue, ovunque minacce, insidie, agguati e la vita come lotta quotidiana per la sopravvivenza in un impasto di hubris e violenza animato da un sentimento panico della natura, senza che nessun conformismo politicamente corretto cerchi di mitigare la sua fascinazione barbarica e il suo dichiarato primitivismo e brutalismo estetico, ma anche la consapevolezza della centralità dei corpi visti nella ferocia inappagabile dei loro bisogni primari. Tutto è perfetto nel film, dalla fotografia di Daniele Cipri, eh, che sa come rendere visibile il sentimento della paura di fronte all'ignoto, alla recitazione di Alessandro Borchi, che trova con questo ruolo feroce, dolente e sofferto il suo posto definitivo nella storia del cinema. Ma non è lui il primo re, lui è Remo, è il fratello guerriero, quello più forte, più tenace, più spaventoso. Ma non basta la forza per essere re, ci vuole anche la pietà. Suo fratello Romolo ce l'ha, lui no, quindi Romolo vince, anche se ci ricorda Rovere. Noi italiani siamo l'unica cultura occidentale che ha come mito fondativo un fratricidio, non un parricidio. Non usiamo sfidare il padre, la legge, il potere, preferiamo in qualche modo ammazzarci fra pari. Un altro titolo fortemente rappresentativo della rinascita del cinema di genere italiano è senz'altro 5 è il numero perfetto. Il regista Igor viene dal fumetto e adatta per il grande schermo una sua graphic novel, tutta collocata al crocevia fra il thriller, il noir e il film di Camorra. E fin dai titoli di testa, con una silhouette nera che si staglia sullo sfondo giallo, fra crepitar di pallottole e sgommare di auto, il risultato è davvero stupefacente. I colori sono a volte sgargianti, a volte invece ci piombano dentro una Napoli piovosa, umida, fradicia, melmosa, che non ha nulla a che fare con la retorica e la mistica della città, tutta pizza, mandolino e Ossole oh mio. Eh, ci sono scene in cui lo schermo contiene ben tre riquadri luminosi come nelle strisce di un fumetto e le trovate visive pullunano con una fertilità davvero stupefacente, come quando la pagina di un cruciverba diventa tridimensionale e genera una specie di podio su cui appare il protagonista. Il protagonista che è uno degli attori italiani iconici contemporanei, Tony Servillo, con un naso adunco posticcio che ricorda quello del duca di Urbino in un celebre dipinto di Pierre della Francesca. Il suo personaggio si chiama Peppino Lo Cicero, è un guappo ormai in pensione, costretto a tornare in attività dopo che il suo adorato figlio viene tradito e ucciso in un agguato camorristico. Aiutatemi a diventare quello che ero, perdonatemi, quello che sarò, dice la sua voce fuori campo mentre si accinge a tornare in azione. E azione sarà, sarà vendetta, sarà carneficina, sarà tradimento, sarà lotta per la vita. Stilizzata e feroce al tempo stesso, un po' Noir anni 50, un po' Sergio Leone, con scene arralenti in cui i personaggi muoiono come nel mucchio selvaggio di San Peckinpah. È cinema, cinema che gioca col visibile, cinema che fa capriole col visuale, cinema che scherza, salta, sbanda, spazza, rompe, brucia, contaminandosi con gli altri linguaggi visuali del nostro tempo, dalla grafica alla pubblicità, per dar vita a un ibrido, che segna una tappa importante non solo nella storia dei rapporti fra cinema e fumetto, ma anche nella ricerca di un linguaggio che non sia soffocato dal cappio del realismo. Il veterano degli autori del cinema italiano è Marco Bellocchio. Dopo la morte di Bernardo Bertolucci, scomparso nel novembre del 2018, e di Vittorio Taviani, deceduto anch'egli nel 2018, Bellocchio resta uno dei pochi esponenti della generazione dei maestri ancora in attività. Da più di mezzo secolo, ricordo che il suo film d'esordio fu I Pugni in tasca nel 1965. Bellocchio fa un cinema disturbante, un cinema non riconciliato, un cinema spesso abrasivo. Un cinema che prende spunto dal reale ma poi va oltre. È un cinema che non si limita a raccontare storie ma si interroga ogni volta su che senso abbia oggi continuare a realizzare film. Il suo ultimo lavoro, Il Traditore, è una robusta rievocazione della vicenda umana, giudiziaria e familiare del pentito di mafia Tommaso Buscetta, che negli anni Ottanta fece arrestare centinaia di affiliati a Cosa Nostra, assestando una ferita mortale alla organizzazione criminale. Nel film interagiscono diversi regimi di sguardo: la ricostruzione oggettiva della vicenda che induce Buscetta a collaborare con il giudice Giovanni Falcone, la narrazione e l'evocazione di fatti storicamente accertati affidata al repertorio televisivo e alle immagini dei telegiornali e poi il registro più visionario, quello che fa irrompere nella messa in scena i fantasmi che popolano la mente di Buscetta, i suoi incubi, i suoi ricordi, le sue paure. I tre registri, la ricostruzione filmica, la comunicazione mediatica e la percezione allucinatoria, coabitano e si intersecano eh, con una scorrevolezza e una forza nuova in bell'occhio che qui riesce davvero a cesellare il ritratto di un uomo d'onore che soprattutto nella prima parte sembra avere la statura di un padrino coppoliano, grazie anche alla superba interpretazione di Pierfrancesco Favino eh, che dà vita qui al suo personaggio più, più memorabile, un uomo... Consapevole del destino di morte che tutti ci attende. Paolo Sorrentino, il più visivo, il più iconico fra gli autori italiani, quello che a ogni inquadratura inventa punti di vista impossibili e dialoga con forme avanzate di arte figurativa contemporanea, Sorrentino, dopo l'Oscar nel 2014, con la grande bellezza, insegue e disegna metafore del potere o, nella duplice serie The Young Pope, The New Pope o cercando di afferrare il fantasma del più discusso leader politico italiano degli ultimi decenni, Silvio Berlusconi, ridotto a una maschera di cera o a un tatuaggio epidermico sul fondo schiena di un personaggio. Eh, ma è anche un vitalissimo e edonistico protagonista Berlusconi, appunto di loro, film in due parti, dichiaratamente imbilico, lo dice Sorrentino, fra l'inautentico e il nulla, eh, dove il vero protagonista non è tanto lui, il leader imprenditore, ma sono loro, cioè la sua corte di adulatori, maggiordomi, opportunisti, traffichini, faccendieri, corruttori, imitatori. Qualcuno ha detto che loro non è tanto un film su Berlusconi in sé, ma sul Berlusconi che è un po' in tutti noi italiani. Mario Martone, Martone, napoletano, autore di film capitali come Il giovane favoloso, dedicato al poeta Giacomo Leopardi, l'autore di L'infinito, ma anche autore Martone di Noi credevamo, epica ricostruzione del processo storico che nell'Ottocento portò all'unificazione del paese e alla nascita del Regno d'Italia, Martone quest'anno si è dedicato a rivisitare e a trasferire sul grande schermo un capolavoro del nostro teatro come il sindaco del Rione Sanità di eh, Edoardo De Filippo. Il sindaco in questione è un uomo d'onore, un guappo, un raddrizzatore di torti, eh, uno che in uno dei quartieri più popolari di Napoli sistema le cose risolve problemi, quelli che non hanno santi in paradiso si rivolgono a lui e lui intercede in loro favore, fa quello che può, mette a posto, non è un malvivente in senso stretto, ha una sua etica, è un paladino della giustizia, sia pure di una, di una giustizia esercitata a modo suo, a volte anche con il ricorso alla minaccia o alla violenza. Il personaggio di Edoardo era un settantenne, quello di Martone è un quarantenne ed è mosso da un'energia virile. Che sostituisce la pacatezza senile del personaggio eduardiano, ma questo è l'unico scarto davvero vistoso che Martone si concede in un film che è un omaggio fedele e affettuoso a uno dei capolavori immortali del teatro italiano e partenopeo. E infine Matteo Garrone. Dopo il bellissimo Il racconto dei racconti del 2016, esempio strepitoso e rapinoso di fantasy italiano che affonda le sue radici non nel gotico nord-europeo ma nel barocco napoletano del Seicento. E dopo Dogman, ambientato nell'inferno a cielo aperto di Castelvolturno, fra la sabbia e il fango, i palazzi lebrosi, il sangue che scorre, la degradazione lurida di vite sbagliate, di esistenze perdute, in un film che ci porta fin dentro la degradazione assoluta della solitudine, della sopraffazione, là dove l'umano si compie cessando di essere tale, quest'anno Garrone si è cimentato con un classico della letteratura popolare italiana come il Pinocchio. Operazione coraggiosa e sfida riuscita. Garone infatti rilegge Collodi eh, mescolandolo con il tema ovidiano delle metamorfosi. Tutte le creature che popolano l'universo diegetico mutano, si trasformano. Un pezzo di legno diventa un burattino parlante. Il gatto e la volpe, da animali quali erano nel romanzo di Collodi, diventano eh, personaggi umani. Pinocchio e Lucignolo si trasformano in ciuchini e proprio la scena della metamorfosi asinina è una delle più terrificanti del film. Per non parlare poi di tutto quel circo di donne lumaca, di medici gufi, di giudici scimmia, di conigli becchini, di grilli parlanti, di tonni parlanti che celebrano in qualche modo la festa dell'ibridazione dei corpi e della confusione della specie, ecco, Collodi va a braccetto in qualche modo con Fedro, con Apuleio, eh, con tutta la tradizione vernacolare contadina, all'insegna di una visività realistica e visionaria al tempo stesso, che mescola e fonde la memoria delle illustrazioni di Enrico Mazzanti per il primo Pinocchio del 1883 con la lezione dei macchiaioli toscani, pittori macchiaioli toscani di fine 800. Che meraviglia! Che godimento per gli occhi! Che capacità di fare di un film un congegno visivo che sa generare un mondo. La maggior parte dei film oggi imita mondi che esistono prima e a prescindere dal film, Garrone invece crea un mondo che prima non esisteva, che esiste solo nel film e grazie al film, che è il film. Film mondo, in una voluta confusione fra realismo e visionarietà, e con la celebrazione dell'ibrido come forma estetica specifica del nostro tempo. La commedia è l'unico genere che il cinema italiano abbia frequentato con assiduità. E con continuità dagli anni 30 a oggi. È il dispositivo attraverso cui l'Italia moderna ha raccontato se stessa, ha messo in scena i suoi vizi, le sue virtù, ed è il genere che ha schiacciato tutti gli altri, soffocando sul nascere ogni tentativo sistematico di incalzare la sua egemonia narrativa e produttiva. Ed è anche il genere che da sempre ottiene il favore del pubblico e conquista i maggiori incassi al box office. Dopo anni di predominio indiscusso di commedie triviali e spesso assolutorie nei confronti dei peggiori stereotipi dell'italianità, penso ai cosiddetti Cinepanettoni che uscivano puntualmente a Natale e eh, arrivavano ogni volta in vetta alla classifica degli incassi, da qualche anno a questa parte si è andata affermando una nuova commedia italiana, meno compiaciuta dei vizi dei personaggi che mette in scena e più capace di tessere trame eh, fra il ridicolo e l'ironico, inserendovi anche una critica non banale della società. Gli autori più rappresentativi di eh, questa nuova commedia eh, sono sicuramente Massimiliano Bruno, tra cui ultimi lavori ricordiamo Beata Ignoranza e Non ci resta che il crimine, Sidney Sibiglia, Smetto quando voglio, Paolo Genovese, Perfetti Sconosciuti, Alessandro Genovesi, Dieci giorni senza mamma e il duo comico Ficarra e Picone, eh, L'ora legale e Il primo Natale. Il campione indiscusso della nuova commedia italiana è però Luca Medici, attore e performer pugliese che ha dato vita al personaggio di Checco Zalone, trasformando in nome proprio un modo di dire dialettale che Cozzalone, in pugliese, eh, il Cozzalone da cozza mollusco è uno smidollato, senza carattere, senza gusto, senza forma. Eh, a Napoli direbbero un tamarro, una persona rozza di bassa estrazione sociale poco acculturata, dai modi eccentrici e per nulla raffinati. Luca Medici ha fatto di Checco Zalone la maschera più rappresentativa dell'Italia contemporanea. Checco è per l'Italia del 2000 quella, quello che Totò era per l'Italia degli anni 50 e 60 e quello che Fantozzi era per l'Italia degli anni 70 e 80. E ha una prima grandissima qualità la maschera di Checco Zalone. È bravissimo nel far finta di essere scemo. Eh, esibisce una stupidità disarmante, non capisce, è eh, di una ignoranza abissale. Di fronte a lui, anche lo spettatore più sprovveduto si sente un genio, si illude di essere intelligente. E così facendo, Checco regala al suo pubblico quella che già Baudelaire, in un bellissimo saggio di metà-ottocento, indicava come l'essenza del comico: il sentimento di superiorità. Rido perché mi sento superiore. Rido perché vedo la tua ignoranza e mi sento assolto dal timore di essere ignorante anch'io. Rido perché tu, con la tua meschinità, mi fai sentire un gigante. E gli italiani ridono di fronte a un personaggio come Checco, che fa registrare al box office gli incassi più alti mai realizzati in Italia da nessun altro film, neanche dai più amati blockbuster hollywoodiani. Sole a Catinelle del 2013, 52 milioni di euro. Cuovado del 2016 65 milioni di euro. Tolo Tolo 2020 47 milioni di euro. Rispetto ai modelli comici precedenti, Checco Zalone introduce una forma di comicità orizzontale abbastanza innovativa per l'Italia. Il suo personaggio non si erge verticalmente sopra il mondo per farne oggetto di satira, ma offre se stesso il suo corpo da italiano medio come zimbello comico, che genera una comunità orizzontale di partecipanti uniti sotto il segno liberatorio del riso. Nel suo penultimo film, A Covado, eh, Checo Zalone aveva strapazzato il culto italiano del posto fisso, nell'ultimo, Tolo Tolo indaga un tema molto caldo anche sul piano mediatico, eh, oltre che su quello sociale, cioè il rapporto dell'italiano con i migranti, con gli stranieri, con gli africani che approdano sulle spiagge italiane dopo aver attraversato il mar Mediterraneo. Sul piano formale, Tolo Tolo è molto interessante perché ibrida generi e linguaggi diversi con una ribalderia, con una esuberanza davvero travolgenti. C'è il musical e c'è il cartone animato disneyano, ci sono i balletti acquatici alla Esther Williams e c'è l'action movie, eh, ci sono i toni da commedia cinica che a volte trascolorano invece nel romantico, eh, c'è citato in qualche modo Pasolini con Mama Roma ed è citato Steven Spielberg con Salvate il Soldato Ryan, insomma l'ibridazione non è solo il tema del film ma diventa anche il suo linguaggio e il pastiche diventa la forma che consente eh, al film di aderire al suo oggetto. Rispetto ai film precedenti, Tolo Tolo presenta però una differenza non trascurabile. Prima Checco era tendenzialmente un personaggio evolutivo, mentre in Tolo Tolo non lo è più. Alla fine di Quovado, il suo penultimo film, Checco abbandonava l'idolatria del posto fisso e andava a fare il volontario in Africa con una compagna che aveva tre figli da tre uomini di etnie diverse. In Tolo Tolo invece Checco rimane identico a se stesso, scappa in Africa, sfugge a un attentato terroristico, attraversa il deserto, finisce in un carcere libico, si imbarca su una nave di profughi che attraversa il Mediterraneo e riapproda in Italia, restando sostanzialmente eh, quello che era all'inizio del film, fedele all'unico culto dell'acido ialuronico, del corpo abbronzato e degli abiti firmati. Senza che gli avvenimenti eh, a cui ha assistito e in cui è rimasto coinvolto siano riusciti a scalfirlo e eh, in qualche modo a trasformarlo. Voglio dire, che entra in contatto eh, con un'altra cultura ma non capisce, continua ad applicare i suoi schemi mentali a una realtà che richiede sguardi diversi, continua ad essere il candito un po' troglodita che proprio perché non vede riesce però a far vedere noi. Eh, come diceva Roland Barthes a proposito di Charlot, vedere qualcuno che non vede è il modo migliore per vedere quello che non vede. Sembra un gioco di parole, ma non è così. Charlot non vede l'ingiustizia di cui è vittima. Quando in tempi moderni è costretto all'inferno della catena di montaggio, non percepisce quel suo dover continuamente avvitare bulloni come l'effetto del modo di produzione fordista, ma come un destino a cui sarebbe vano ribellarsi. E infatti lui non si ribella. Charlot non vede perché noi possiamo vedere ciò che lui non vede. E una cosa analoga si può dire anche di Checco. Lui non vede, ma noi vediamo non, non solo la povertà e la dignità degli africani. Eh, vediamo anche colui che sembrava l'africano più colto e istruito, quello che era un fan del cinema neorealista, che in realtà è un traditore. Vediamo che il reporter francese umanitario è in realtà un odioso radical chic eh, che abbandona i suoi compagni di viaggio in un carcere libico. E così via. Che Checco non capisce, siamo noi spettatori che dovremmo capire. E a dimostrazione che il cinema non finisce mai dentro il perimetro dello schermo, ma esce fuori, ci coinvolge, ci pone domande, esige risposte e allena il nostro sguardo a vedere meglio il mondo in cui ci è dato di vivere, mondo di cui anche il cinema fa parte. Questa credo è la lezione più importante che la commedia, sulla scia della lezione di grandi maestri come Paolo Virzi e come Carlo Verdone, continua a dare al pubblico italiano e al pubblico di tutto il mondo.